Siamo in una scuola, vengono dati dei compiti, ma molti delle volte non li fanno. E adesso vedremo come una ragazza, non avendo fatto i compiti, cerca di trovare delle scuse con sua madre che è molto, molto arrabbiata. Sono le 2 di notte e mia figlia deve ancora rientrare. Mamma, vado a studiare, ma sono 5 anni che la bocciano. Ma deve rientrare. Ciao mamma. Ciao. Stavo andando a dormire. No, vieni qua, vieni. Okay. Vieni. Dove sei stata? A studiare, te l'ho detto. Con chi? Con un'amica mia, non la conosci, tutta mezza scema. Senti, non ci credo, chiamala. A quest'ora. Chiamala. Va bene. Ciao. Indietro. No, avanti. Basta, zitta. Io non ho parlato. Shh. Oh. Tu. Io. Senti, dato che mia figlia è rientrata adesso, volevo sapere cosa aveva fatto. Abbiamo aperto dei libri, letto. Abbiamo studiato. Ah, ok, avete studiato. Ok. Poi? Che è? Abbiamo... Che avete fatto? Abbiamo mangiato. Ah, ok. Avete mangiato. Okay. Cosa? Tutte fettine. Fettine? Sì, tutte tagliate. Tagliate? Ah, no, tagliatelle. Ah, le tagliatelle, ok. Come erano fatte? Pazze. Pazze? Ma sì. Che pazze, no? Non lo so. All'arrabbiata. Ah, ok, all'arrabbiata. Brava. Okay. Poi? Poi? Un girello. Un cerchio. No! Un che? Un contorno. Ah, un contorno. Di cosa? Sì. Cipolle? Brava. Ok. Basta? La frutta. Sì. Cosa? Una scimmia. Ma che una scimmia, no? Cosa? Una banana. Ah, ok. Basta? Sì. No. Sì o no? No. E allora? Poi siamo andati al bagno. Al bagno? Sì. Le prugne. Perché abbiamo mangiato le prugne. Certo. Ok. Sì. Hai finito? Sì. Arrivederci. Ciao. Te l'ho detto. Studi così tu, vero? Sì. Sì. Senti, vattene. Ok. Vattene. Ok. Vattene. Aiuto.